C'è sta l'olio giù, Fabri? No, non so se abbiamo. Quello dei semi? Penso di sì, aspettate un attimo. Dobbiamo essere più equi possibili, poi è un po' caotica la cosa, per cui comunque che ne so, mezzo chilo di pasta per uno, un po' di verdure, un po' di frutta per tutti. Il problema è che non abbiamo, che ne so, le melanzane non ce ne stanno per 70 pacchi, capito? Quindi che ne so, finché arrivano che le melanzane è bene, poi quello dopo prende le carote, le faccio un esempio. Un po' così. Io non lavoro più, perché purtroppo lavorando a nero non mi posso più spostare. Che lavoro faceva? Le pulizie. Anche se erano pochi i soldi, però qualche cosa al mese raccimolavo. Io lavoravo con Just Eat, ma lavoravo con l'account di un mio amico, però senza account non puoi lavorare perché devi figurare che sei tu. Lui faceva una cosa e un'altra, quando faceva Glovo io facevo Just Eat e mi arrangiavo così. Sono stato in disoccupazione fino a novembre. Della... pure io, fino a dicembre in disoccupazione. Poi niente. Sono licenziato, a me mi hanno licenziato 3 anni fa. Siamo tutti a casa, a nero, senza una lira, senza niente. Lei che lavoro faceva? Faccio le pulizie. E siamo tutti ringoglioniti, signore. A me mi sembra un incubo. Io ho pure un fratello da città che sarà all'ospedale con gli avresti. Allora, devo andare a fare intervento. Che intervento si deve fare? La prostata. La prostata. E gliel'hanno rimandato? Devo fare delle punture, devo fare tante cose. C'è una puntura che costa 500 euro. 500? Madonna mia. Ma lei sta con una pensione, come vive? La pensione sociale, quella sociale. Quanto è? 600 euro. Dovrei prendere la cassa integrazione, lavoravo e non ho preso una lira. Ci sono che lavoro faceva? Che aiuto, lavoravo a un bar. 3 ore però comunque. Non le danno niente? No, sono andata stamattina, dico vado a vedere se è arrivato qualcosa, zero, niente. Io fortunatamente ho anche mio figlio che qualcosa, però pure lui come me sta. Hai ragione. Cioè non avete proprio reddito in questo momento? No, lasciamo perdere, sai, tutti di noi, cazzate, sì. Io ho tutte le vacche, le fatture che c'è un comitato, poi noi abitiamo, diciamo, tutti insieme, mia nuora, i bambini. In quanti siete? 8. 8 in... 2 cani. Più 2 cani. In quanti metri quadrati? Una casa di 4 stanze. 8 in 4 stanze. E nessuno lavora in questo momento? Purtroppo no. Quindi... purtroppo ci siamo accontentati del lavoro a nero pur di lavorare, ovvio. Questo però è... il risultato. E quindi lei reddito? Niente? Siamo messi male proprio. E la casa ce l'avete in affitto, occupata? Com'è? Occupata. Affitto, maglia da mamma e io pago luce, gas, ammondezza. In quanti siete a casa? Io in 4. Io sto solo, però c'ho mio figlio che lo mantenere, facciamo un po' per uno io l'ex moglie. Voi in 4 sareste? Lei? Io, mia figlia, mio nipote piccolino e mio figlio di 12 anni. Quindi lei mangia grazie a questi aiuti qui? Sì, grazie a questi, grazie a miei. Loro sono bravissimi, guarda, quel poco che danno, bene o male, è un aiuto. È sempre un aiuto. Grazie a mio figlio che qualcosa mi dà e vai avanti. Però non puoi pagare l'affitto. Quando arrivano le bollette? Infatti poi dice non dormi. Quindi in questo momento non sta pagando le bollette? L'affitto no. L'affitto no. Ma io sono sincera, cioè non ce l'ho. Che faccio? Pago l'affitto e non mangio? Cioè è impossibile proprio. Ecco, veniamo qua, quello che ci possono dare. Io poi do anche a mia figlia. Quanto c'ha sua figlia? C'ha 26 anni. Ah. E neanche lei non lavora? E il compagno faceva il barista, ha chiuso. E niente, non si sa se neanche se gli danno... com'è che si chiama? La cassa integrazione. La cassa integrazione. Così è dura.
cioè io ancora non focalizzo, perché però adesso se si ricomincia la vita normale, al bar è difficile perché se eravamo 10 persone servono massimo 3, uno la mattina, pranzo, e quindi che faccio? Chi mi prende a lavorare a me? Il governo. Vado da Conte, dico fammi fare qualcosa. Io altri 3, io devo mangiare. Ma mi ripoli? No, ok, fortunatamente no.